La seconda edizione del presepe vivente Revivamus Bethlehem ha conquistato a Placanica il cuore di una folla entusiasta, trasformando il piccolo borgo in un vivace viaggio nel tempo. L'ingresso libero ha permesso a tutti di immergersi nell'atmosfera magica, mentre chi preferiva un'esperienza completa ha potuto cambiare monete da euro a sesterzi per gustare le antiche cibarie dell'epoca. Il percorso tra vicoli rinati ha offerto uno spettacolo visivo unico, ogni angolo trasformarsi in una scena dipinta con cura e dedizione. Un vero plauso agli organizzatori che hanno voluto quest'anno ancora di più rappresentare i diversi mestieri con una maestria di figurante straordinaria, aggiungendo un tocco autentico all'atmosfera e all'evento. La natività stessa è stata descritta come un'esperienza magica, dove l'attenzione dei dettagli ha reso ogni momento significativo e coinvolgente. Tra i tanti va sottolineato l'impegno del presidente della Proloco Nicola Raschillà, ma anche dei tantissimi collaboratori come Alberto Gerace, Gianluca Gerace, Jack Daniele e anche Carmen Capitò e Francesco Piscioneri, insomma tanti, ne dimenticheremo sicuramente qualcuno. Tutti insieme agli altri partecipanti sono stati fondamentali per il successo dell'evento. In questa straordinaria atmosfera, l'arrivo del vescovo di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva, che ha voluto rappresentare ai nostri microfoni tutto il suo compiacimento. Bella iniziativa che valorizza certamente la tradizione del presepe, che quest'anno festeggia 800 anni, voluta proprio da Francesco di Assisi. È un presepe vivente, bello, che riproduce un po' i colori, i sapori, le musiche d'un tempo e soprattutto quell'atmosfera magica che viene richiamata dal Natale. Modo anche come riproporre la natività, non come fatto storico passato ormai rimasto indietro nel tempo, ma come presepe vivente, quindi che si realizza nell'oggi. Credo che sia un modo bello oltretutto anche per valorizzare i nostri centri storici, che in questa occasione si riempiono di vita. C'è tanta gente che torna ad abitare questi luoghi. Credo che sia questa un'iniziativa da ripetere anche in altri borghi, perché continua a far passare nella mente e nel cuore dei fedeli il messaggio del Santo Natale, che non è una fiaba chiaramente, ma è una realtà, un evento storico.